parola d'ordine ridimensionare la disfatta. Nel Partito Democratico il successo alle primarie di Milano del vendoliano Pisapia contro il candidato ufficiale Boeri sta scatenando una nuova polemica che coinvolge anche i vertici nazionali. No, non è per limitarli, i danni non ci sono, perché o si prende che lo spirito delle primarie è la scelta del candidato e il giorno dopo è il candidato di tutti, o se no c'è qualcuno che pensa che siccome non è il tuo candidato è come i bambini all'oratorio, allora il pallone è mio e gioca solo chi voglio io. Non è così, lo spirito non ci stiamo al gioco al massacro, dice ancora il milanesissimo Filippo Penati, che però finisce nel mirino anche della velina rossa, considerata vicina a Massimo D'Alema, che gli ha chiesto di fare un passo indietro da capo della segreteria politica come atto di umiltà. Nel mirino Penati, ma non solo, perché in tanti all'interno del partito iniziano a dubitare soprattutto del metodo delle primarie. Sistema che spesso ha premiato candidati esterni con grande imbarazzo del partito, come ha dimostrato il precedente di Vendola in Puglia. Il voto milanese disegna scenari sui quali sarà bene riflettere in profondità prima che sia troppo tardi, l'ammonimento di Enrico Letta, che vagheggia i rischi di un eventuale confronto a livello nazionale proprio tra Bersani e Vendola. Bersani che si rivolge direttamente a Pisapia invitandolo a guardare anche al centro. Bisogna parlare ad un'opinione più vasta di quella consolidata del centro-sinistra, le parole di Bersani. Sono 15 anni che la sinistra perde forza, perché rinuncia alla propria parte, la posizione diametralmente opposta di Niki Vendola.